Bentornati a Tie Break, siamo qui in compagnia della rappresentativa della Cardo Volley femminile e maschile. Torniamo a quello che è stato l'ultimo risultato, l'impegno sul parquet casalingo contro la capolista Noci. Andiamo subito a vedere l'intervista che è stata realizzata con Mimma De Palo. Innanzitutto per noi all'inizio era già molto difficile dal principio vincere con questa squadra, però c'erano tutti i presupposti per farlo, innanzitutto la grinta e la volontà di riuscirci. Oggi abbiamo lottato, abbiamo fatto fino alla fine, però purtroppo non è andata bene, ciò che conta è quello che rimane, cioè la voglia di andare avanti e di vincere la prossima innanzitutto. Giacinto, basta lavorarci. Andiamo a proiettarci subito su quello che sarà il prossimo impegno. La vostra squadra sarà impegnata in un altro derby, sono praticamente tutti derby, ostico perché è sul parquet dell'Avis Foggia, esatto. Che è terzultima, ma comunque ci dicevi, si è ampiamente rinforzata, sì. Una classifica bugiarda. Non deve ingannare soprattutto chi la va a leggere oggi, perché subiscono le prime 5 sconfitte, poi se andiamo a vedere le ultime 5 gare hanno fatto una vittoria e 2 tiebreak, hanno dato filo da torcere a molti, tranne l'ultima sconfitta patita a San Severo, campo nel quale noi siamo andati alla prima giornata di campionato, abbiamo vinto, però è abbastanza complicato giocarci. Mi aspetto una partita complicata, soprattutto dopo la prestazione di sabato, mi aspetto una conferma, e dal punto di vista mentale, come diceva Marilena, dal punto di vista del gioco, perché adesso è arrivato il momento di concretizzare il lavoro che abbiamo fatto in palestra, che continueremo a fare, che continuiamo a fare, perché, ripeto, è arrivato il momento di tirarci su un po'. Ecco, apriamo la parentesi dedicata alla pallavolo Molfetta che milita nel campionato di B1 girone C maschile, una Molfetta che è reduce dalla bellissima vittoria per 3-0 nel derby con il Galatina. Questi risultati a Chieti il Brolo si è imposto per 3-1, lo stesso ha fatto l'Eracle a Gela sul campo del Vigna di Valle 3-1, Eurotech Gela Potenza 3-0, quindi la vittoria di Molfetta nel derby, Atripalda Catania 3-0, Reggio Calabria Turi 3-0, una classifica che è stata ridisegnata dopo il ritiro da parte dell'Alberobello. Adesso non ci sarà più il turno di riposo per alcuna squadra, naturalmente c'è l'handicap per chi ha giocato con l'Alberobello e ha vinto di vedersi sottrarre dei punti, per cui la classifica viene ridisegnata con una Molfetta che è in compagnia del Turi a quota 25, un Molfetta che sarà impegnato adesso in trasferta, una trasferta che potrebbe sembrare semplice, quella di Casoria. Ecco, ricorda un po' il vostro impegno, Marilina, perché anche i giocatori del Molfetta andranno sul campo di una squadra che non è appunto ben messa in classifica. Quali sono le insidie quando si affronta una squadra che appunto è nei bassi fondi della classifica? Le motivazioni sono completamente diverse. Sì, l'insidia è soprattutto a livello mentale, nel senso che c'è il rischio di allenarsi nel corso della settimana, diciamo in maniera non perfetta, e di arrivare all'incontro mentalmente non preparati e di sottovalutare, di prendere sotto gamba l'incontro, di sottovalutarlo, ed è normale poi che questo atteggiamento mentale potrebbe poi far scaturire delle brutte sorprese. Ecco, avevamo parlato del Molfetta che naturalmente milita in un girone maschile, parliamo della faccia maschile della Cardo Volley, una squadra che appunto è la Cristella Volley Barletta, di cui sì. Tu, Nino, sei giocatore, allenatore. Ho sempre avuto questa curiosità, perché spesso negli sport diversi dal calcio accade frequentemente che qualcuno sia contemporaneamente coach e giocatore. La partita si vede meglio oppure si è troppo presi dall'agonismo per leggerla in maniera lucida? Si vede assolutamente peggio, senza ogni dubbio, perché la carica agonistica che si ha in campo quando si gioca comunque non permette di essere obiettivi e lucidi al 100% anche nella veste di allenatore, per cui si cerca di preparare al meglio la partita, la gara durante la settimana e cercare di non essere colti di sorpresa durante il gioco, anche perché non posso che coinvolgere i tuoi ragazzi. Allora, Nino come allenatore, Nino come giocatore, qual è il rapporto che si instaura con qualcuno che poi sul parquet è lì con voi, litiga con i giudici con voi? Diciamo che diventa parte integrante della partita, perché
quando è in campo soffre con noi e gioisce con noi. Invece se fosse stato fuori magari avrebbe visto la partita in maniera diversa. Ci sono anche le difficoltà da parte dell'allenatore giocatore, perché non riesce magari al momento a captare al meglio la selezione giusta, però poi con l'aiuto anche della squadra si riesce ad ottenere questo. Ecco, poi magari questo rapporto che diventa orizzontale, non più verticale, come si vive un rapporto con un allenatore che poi è uno di voi in tutti i sensi? Qualcosa cambia? Sì, vabbè, da parte nostra c'è tutta comunque la disponibilità al servizio della squadra, al servizio dell'allenatore. Rispettiamo ovviamente la scelta fatta dallo stesso di cercare appunto di portare la squadra a dei buoni livelli, quindi logicamente noi non possiamo che dare tutto il nostro contributo a questo fine, al raggiungimento dei nostri obiettivi, che alla fine devono portarci comunque a una salvezza. Ricordiamolo, qui siete una neopromossa. Sì, siamo una neopromossa, siamo comunque una squadra nata da 2 anni. E quindi ovviamente ci sono tutte le difficoltà che si possono interporre sul nostro tracciato. Mentre invece alle atlete vorrei chiedere un'altra problematica, quella di avere un allenatore uomo. Cosa cambia questo nel rapporto? Perché insomma si diceva che la vostra psicologia è sicuramente diversa dalla nostra, per cui voglio dire Giacinto deve gestire un materiale umano che non può capire fino in fondo. Dal vostro punto di vista, coach Di Noia com'è? No, il nostro coach devo dire che è stato molto paziente con noi quest'anno nel gestirci, nel capirci, specialmente perché un gruppo femminile è un po' più complicato, sia perché ci sono emozioni, sensazioni un po' più intrecciate, diciamo che c'è molta più competizione in campo e questa è una cosa che non è sempre facile da gestire. Sì, effettivamente, poi ci diceva Marilena che con voi vale soprattutto il principio secondo il quale una volta stabilita una linea non bisogna mai derogare, perché voi siete prontissime, appunto da donne, a rinfacciare un'eventuale ingiustizia. Me lo puoi confermare? Vabbè, a volte rispondiamo anche in maniera non corretta all'allenatore, magari sbagliando sicuramente, però comunque sappiamo di sbagliare, quindi ogni volta dobbiamo comunque ascoltare i suoi consigli, indubbiamente, senza mancare mai di rispetto. Invece, qual è il punto di vista di chi sta per lasciare un gruppo consolidato e si appresta ad una nuova avventura come te? Tu vai in prestito a Corato. Cercherò di comunque migliorare e ritornare poi l'anno prossimo per provare comunque a giocare con loro, quindi non più vedere la partita solo dalla panchina, ma... Certamente. Giacinto, siamo in chiusura. Ricordiamo quelli che sono gli appuntamenti pre-natalizi. Sarà il 23 dicembre al Palazzetto e avverrà in prima istanza con un torneo tra ragazzi e ragazze dell'associazione con altre persone esterne. Infatti le squadre saranno composte da 4 componenti, 2 tesserati con la Cardovolley Barletta e 2 non tesserati, proprio nell'intento di coinvolgere tutte quelle persone che non hanno mai fatto pallavolo, che si avvicinano per la prima volta. E poi alla fine ci sarà il cosiddetto saluto e auguri di Natale da parte di tutte le associazioni tra i tesserati, presidenti e quant'altro. Ok, allora noi ci saremo qui con Tiebreak a commentare anche questi avvenimenti extra agonistici. Allora un saluto a Giacinto Di Noia, a Nino Rotondo, a Marilena Petronelli, a questa splendida rappresentativa di atleti e atlete della Cardovolley. L'appuntamento con Tiebreak è rimandato alla prossima settimana. Ricordiamo la trasferta di Cardovolley sul parquet del Foggia, mentre il Molfetta si recherà a Casoria. È tutto, grazie per l'attenzione, alla prossima.